gum. I was wounded, baby. Campagna di Lonato, amici di Pianeta Giovani, sono gli allievi che stanno partendo per questa manifestazione, questo terzo trofeo Comeca, terzo Memorial Pistoni. Potremmo intitolare questo spezzone di film A volte ritornano, e naturalmente noi ci rivolgiamo a Alberto Cornelio, che è risultato il vincitore di questa gara ciclistica che ha visto protagonisti questi ragazzi. Diciamo, Alberto Cornelio ha aspettato questa calda giornata di agosto per imporsi la sua terza vittoria stagionale. Infatti l'ultima risale al 6 maggio, quando vinse a Ronco di Gussago, una bella corsa, ma è un giovane sicuramente di talento che appunto ha collezionato poi una serie di risultati molto importanti e ha ottenuto, tanto per così farvelo conoscere per chi naturalmente non è addetto ai lavori, ha collezionato 3 secondi posti, 4 terzi, ed è sempre risultato uno dei più attivi, sempre nella classifica dei 10 migliori. Però dicevamo, per assaporare la vittoria ha atteso, non dico parecchio, però insomma un po' di tempo lo ha fatto trascorrere. Le immagini le vediamo, sono relative appunto a questa gara ciclistica, 82 km da percorrere, che sono dipanati praticamente su 5 giri di un circuito che vede praticamente impegnati i ragazzi per 3 giri su un circuito un po' corto, diciamo un po' più corto rispetto ai due più grandi, che hanno inserito anche il tiracollo, e sarà forse lo spauracchio del tiracollo che non ha consentito di raggiungere una velocità piuttosto elevata. Infatti la media è risultata poi sul finale di 36 e 444. Presenti i ragazzi della Monte Clarense, naturalmente della Mazzano, poi la Otelli, la Libertas 1911, la Bornato Franciacorta, la Camignone, la Soprazocco. Ci sono anche formazioni che arrivano da fuori Brescia. Qui vedete nelle immagini proprio la velleità di questi giovani allievi, oggi non è proprio delle migliori, se la stanno prendendo comoda. Nelle prime posizioni vediamo le maglie della Bornato Franciacorta. Abbiamo visto insieme la settimana scorsa la gara relativa a questi ragazzi, invece, che è stata completamente diversa, con la bella vittoria di Ghirardi della Camignone e il secondo posto di Tonelli. Anche oggi Tonelli farà veramente una bellissima gara. Arriverà terzo, sarà protagonista di una splendida gara. Dobbiamo segnare sul taccuino anche la bella prova di Ghirardi, di Bardelloni e di Bonsi, che si sono resi protagonisti di alcuni spunti veramente molto interessanti. Gara che praticamente si è consumata abbastanza tranquillamente. Poi all'arrivo vedremo, ci sarà lo sganciamento di 3 elementi, li vediamo qua. Sono Alberto Cornelio della Monte Clarense, a cui va a fare compagnia Alessio Rossi della Sprint Vidor ed il Solivo, e poi Alessandro Tonelli. Saranno loro 3 a giocarsi la vittoria. Vedete nella posizione di testa il portacolori della Sprint Vidor ed il Solivo, Rossi Alessio, ma a un certo punto salta fuori la velocità di Alberto Cornelio che lo brucia. Vedete, si arrende il secondo classificato, e dietro, bravo, Tonelli ottiene la medaglia di bronzo. Veramente molto bravi. Poi arriverà il gruppo, staccato di pochi secondi, sarà regolato da Massimiliano Coccoli, sempre della Monte Clarense, e poi dietro di lui ci saranno Dal Bosco, De Danieli, Fagolent, Pisoni, Palazzago e Marcassoli. Eccoli qua tagliare il traguardo in questo momento. So one transmission on the television saying I can't do my job. Well, I just keep dancing, don't need. Signore e signori, vi do la lettura della classifica di questo terzo trofeo Comeca, terzo Memorial Pistone, campagna di Lonato. Al 10° posto troviamo Marcassoli Mauro della Valle Seriana, poi al 9° abbiamo Palazzolo Gabriele Luca della Libertas 1911, all'8° posto Federico Bisoni della Monte Clarense, poi abbiamo al 7° Fagole Davide della SC Santa Lucia, al 6° De Danieli Daniel Junior della Waiki Ronca, poi abbiamo al 5° Dal Bosco Claudio della Alberti UC Valdillasi, al 4° Massimiliano Coccoli della Monte Clarense, al 3° posto Tonelli Alessandro della Bornato Franciacorta, al 2° Rossi Alessio della Sprint Vidor ed il Solivo, e vincitore di questa bella gara riservata alla categoria allievi è risultato Alberto Cornelio della Monte Clarense Fratelli Pregoli. Signori, io da Campagna di Lonato ho concluso, non mi resta da fare altro che ridare la linea al nostro mitico Dario Simonini.